Ciao a tutti ragazzi e bentornati ancora una volta qui su Oblivion. Non solo ancora una volta, ma l'ultima volta, perché oggi concludiamo il gioco, concludiamo la missione principale, quindi concludiamo proprio tutto il gioco, perché del resto non resta più nulla. Dunque, abbiamo ridato l'amuletto a Marti nello scorso episodio, abbiamo ucciso Camoran, è stato un episodio fantastico con una grande battaglia, e ci siamo messi d'accordo con Martin di trovarci a parlare con Okato per risolvere la questione imperiale, rimettere Martin sul trono e riaccendere i fuochi di drago per mettere fine alla crisi dell'Oblivion. Quindi, tra l'altro non so se siamo mai stati nel Consiglio degli Anziani, molto bella come struttura, insomma. E entrate nel palazzo, Martin a questo punto non vi segue più ma cammina da solo, per cui se voi correte lui cammina e dopo un po' arriva, adesso dovremmo vederlo comparire. Tra l'altro Okato potrebbe essere un po' buggato nei dialoghi, non vi fate troppi problemi, eccolo che arriva, è buggato e chi se ne frega. Ok, mi metto qui e come si dice, seguirò la scena, insomma. Fantastico, vieni però Okato, vabbè, non importa, qui allora. Ok, da parte del Consiglio degli Anziani io accetto, eccetera, eccetera. Che succede? La città è presa d'attacco, la grotta di Oblivion è aperta e i Daedra sono all'interno delle mura. La guardia non sa cosa fare. Oh, merda. La prima cosa che verrebbe da dire. Su, coraggio, soldato, abbiamo un nuovo imperatore. Sua maestà, quali sono gli ordini? La guardia deve ritirarsi dal palazzo? Ovviamente no. Farsi assediare nel palazzo è una cretinata. Dobbiamo andare al tempio dell'unico. Bene, dall'altra parte della città. Ok, fantastico. Perché? Perché ragazzi, chiudiamo i fuochi del drago. Guarda i Daedra. Accendiamo i fuochi di drago e abbiamo salvato la situazione. Mancato. Ok. Allora, io so già come più o meno come è strutturato l'attacco, per cui cerco di prendermi adesso questo bastone e di uscire di qui. Ora, se riusciamo a colpire, non ce l'ho fatta, speravo di colpire tutti quanti con un colpo solo, invece ho colpito solo uno. Ah, occhio qui, che adesso questo pezzo, in questo pezzo qua, che è una delle parti più difficili del gioco, Martin è mortale, per cui potrebbe morire da un momento all'altro. E che cazzo? Non è vero, ma non è vero, è immortale sto tipo. Allora, e se prendessi tipo... No, l'arco, no, senza senso. Questo. Allora, dove posso tirare? Sull'unica guardia imperiale che c'era. Va bene, prima la situazione è terminata. L'avete ucciso, sto tipo? Ok. Ammazzatelo, però. Oh, merda, c'era ancora uno. Chi l'aveva visto? Questo. Okato si rimette tutta la vita. Se avete incantesimi per dare la vita, qua sono molto comodi. Martin non sembra troppo ferito, ma invece, forse invece sta morendo, non lo so. Tra l'altro, prendiamo questo qua, Debano. Vediamo se è forte, non credo che sia forte. Ok, tutti verso il tempio. Allora, qui occhio perché vi massacrano. Non perdete troppo tempo. Qui. Ah! Sì, beh, non è così scarsa. Allora, se vedete lì, c'è Merus Dagon pronto a massacrare il mondo. Quindi, dobbiamo trovare Martin. Eccolo. Col tipo dietro. Oh mio Dio. Accendere i fuochi di Dragon non ci salverà. Le barriere che ci proteggono da Oblivion sono più. La situazione sembra essere precipitata. Merus Dagon è dentro ormai. Ributtarlo nell'Oblivion non si sa come si possa fare. Questa roba che porta al collo può servire, per caso? Sì! In effetti, questo amuleto è stato dato da Akatosh ai gli imperatori. Per cui, in qualche modo, si può usare. Adesso lui sa come fare. Aggiungiamo i fuochi di drago, va bene. Ok, io non so come cosa tu voglia fare, ma ti aiuterò. Quindi, fatevi seguire. Merda, mi ha colpito. Scioppa! Però vieni, Martin. Sei anche un po' cretino, eh. Vieni, su, coraggio. Come on.
levati. Martin, cosa fai? Vieni di qui. Eccolo che si mette a combattere. Lo sapevo che lo faceva, lo sapevo, ne ero sicuro. Cerchiamo di salvarlo, ma difficilmente ci riusciremo. Ecco, e ovviamente non poteva non morire, non poteva non morire. Che palle, è proprio cretino. Va bene. Allora, scioppate tutti voi. Ok, ho già fatto un'azione più bella di prima. Questo però per qualche modo... È morto già Martin! Senza senso! Allora, ragazzi, facciamo così, va. Questo lo tiriamo. Due bei colpi. Ok. Poi prendiamo la spada, questa qua, d'ebano. E speriamo che non stiano morendo già tutti. Ma merda. Queste battaglie qui su Oblivion sono un casino. Io vado così a caso. Comunque questa spada non è così forte. Se da un lato vi fa recuperare la salute, dall'altro non è troppo forte. Ok, per cui ragazzi io direi ricarichiamo tutte le armi, compreso marchio d'oro, quella infuocata che è troppo forte invece, e usiamo questa spada d'ora in poi. Vai. È l'unica cosa che si può fare. Martin, sei ancora vivo? Sì. Allora facciamo un salvataggino, così. Ok, qui. Prima della porta è la cosa migliore. Poi direi andiamo subito verso destra, così raggiungiamo subito Menus Dagon e Martin viene subito a parlarci. Eccolo. Ok, questo dialogo l'abbiamo già visto tutto. Quindi vieni qua, vieni con me. Vieni, seguimi però. Corri. Corri Martin. Si è fermato a combattere, lo so. Sono sicuro. Cosa sta facendo? E sti cazzi, vieni fuori, vieni, corri, corri, corri. No, qui. Merda. Che succede? Non è vero. Martin, dove sei? Boh, io corro, ragazzi. Spero che Martin mi segua. Sembra che questi Daedra stiano seguendo solo me, per cui se non si ammazzano per sbaglio. Oh mio Dio, poi Menus Dagon qui. Ok, facciamo così. Entriamo nel tempio. E speriamo che Martin ci venga dietro. Sì, venuto, fantastico. Se no è quasi impossibile salvarlo. Specie con... Questo è in effetti da pensare, perché difficoltà bassa significa che anche Martin ha poca vita, eh? E quindi avete sempre meno tempo per pensare. Ciao. I do what I must do. I cannot stay to rebuild. Quindi... Oh mio Dio. Quindi ragazzi, più o meno questa è finita. Non ho letto cosa c'era scritto perché è uno spoiler. Mi spoiler quello che sta per succedere, per cui ve lo racconto io. Vedete, Martin cosa fa? Per scacciare Menus Dagon, l'unica cosa possibile, e qua le NB si fanno sentire, l'unica cosa possibile è spezzare l'amuleto e utilizzarlo per incarnarsi, in un certo senso, in Akatosh. E questo è proprio la forma in cui Akatosh viene sempre rappresentato. Porca miseria, l'ha colpito male. Madonna. Oh oh. Ok. Comunque il fuoco funziona. Le animazioni sono fatte piuttosto male. Questo morso al collo è spettacolare. Oh. Dai, colpisci. Vai Martin. E vedete che grazie al sacrificio di Martin, Menus Dagon è stato sconfitto. Qua c'è Akatosh mezzo sfiancato. Ah. Fantastico. Vedete che si trasforma così, inizia a fiatificarsi. E adesso parte il video conclusivo del gioco. In italiano. L'amuleto è infranto. Dagon è sconfitto. Con il sangue di Drago e l'amuleto dei re, abbiamo sigillato i cancelli di Oblivion per sempre. Ora l'ultimo dei Septim passa alla storia. Me ne vado di buon grado, perché so che il mio sacrificio non è vano. Prendo il posto che mi spetta accanto a mio padre e agli antenati di mio padre. Si è conclusa la terza era.
e sorge l'alba di un'era nuova. Quando verrà scritta la prossima Elder Scroll, tu ne sarai lo scriba. La forma che assumerà il futuro, il fato dell'impero, ora appartengono a te. È video conclusivo, non poteva essere più figo. Comunque si vede che è un video piuttosto vecchiotto. Arriva Okato tutto contento e non capisce che Martin purtroppo si è sacrificato per salvare tutto, tutto il mondo. Quindi sì, spieghiamo più o meno cosa succede. E lui è molto contento perché comunque l'impero è salvo, va bene. E perché lui è vivo, specialmente. Dunque, ci dice anche che potremmo diventare campioni di Cyrodiil. Leggiamo. Io ti proclamo campione di Cyrodiil e come piccolo segno della nostra gratitudine ho ordinato un'armatura completa da dragone imperiale. Appositamente per te. Wow, fantastico. Questo campione di Cyrodiil è tipo la più alta onorifice... Vabbè, ci siamo capiti. Possibile in questa regione. Nonché un'onorificenza che viene data tipo a noi e basta. Invece l'armatura è interessante, è un'armatura che leggera o pesante a seconda delle vostre abilità, che viene preparata e vi verrà data. Quindi ragazzi, adesso preparatevi perché vedremo la città imperiale nella sua più brutta faccia e tra l'altro è come rimarrà poi sempre, quindi è un peccato, però rimarrà così finché non, cioè insomma, non viene più ricostruita, almeno non mi pare nel gioco. Tutto distrutto, il tempio da cui esce la statua di Akatosh, molto bello devo dire, chissà cos'è quello, ah, una torre dietro. Quindi, l'ultima cosa che volevo fare prima di insomma, dichiarare concluso l'episodio, nonché tutta la serie, è... perché sono le NB, non le vedevo. Puoi vedere questa armatura fantastica. Demone il drago, non era il demone il drago, era quello che ti ha salvato. Allora... Volevo aspettare, dipende questa armatura, però bisogna aspettare 2 settimane circa, mi pare. Per cui, prima volevo vedere innanzitutto se riuscivamo a far funzionare sto scrigno. Mettiamoci una torcia così ci vediamo bene. Apriamo lo scrigno e ci buttiamo dentro un Ambrosia, che già li abbiamo presi. Vedete che vale... Ah, non vale poco, in realtà. Boh, comunque, l'Ambrosia è troppo figo. Quindi, ok. Aspettiamo un giorno e vediamo se cambia. Perché poi non sono sicuro se lo script sia 7 giorni da quando hai messo la cosa, oppure, per esempio, funzioni con i giorni della settimana. Può anche darsi che sia così, anzi, è probabile. Per cui, più o meno, boh. Quindi vediamo, adesso analizziamo più o meno come funziona. Può darsi che sia con questo secondo modo. Teoricamente dovrebbe essere dopo una settimana la duplicazione, ma non so. Ce n'è ancora per ora una. E quindi comunque dobbiamo aspettare tanto, una settimana per questa e un'altra settimana per l'armatura. Quindi adesso magari facciamo qualche giorno così, giusto per vedere se funziona la cassa, che poi se no chi se ne frega. E poi magari interrompo il video perché non è che vi interessi più di tanto vedere uno schermo nero con scritto quanto lungo vuoi attendere e via. Tra l'altro ho anche detto che sta per finire l'era, in effetti l'era finirà davvero fra... Cioè, dovrebbe essere finita con questo evento. Poi in realtà qua leggo terza era, per cui l'era non è cambiata. Però, secondo la storia di Tamriel, la crisi dell'Oblivion e la morte di Martin segnano la nuova era. Evidentemente, boh, non si sa. Non ci hanno pensato di aggiornare il calendario. Bene, quindi, avanti, su, muoviamoci. 2, 1. Qua c'è Ambrosia, ce n'è uno solo. Secondo me fra un po' sparisce, perché può anche darsi che alcuni ingredienti non si duplichino. Poi questa cassa di sicuro, essendo scriptata, è scriptata malissimo, come tutte le cose di Oblivion, sarà buggatissima. E quindi probabilmente non funziona e basta. Comunque ragazzi, insomma, io sono un po' triste, adesso mi sento vuoto. Non posso fare a meno di fare i DLC, mi sento vuoto senza Oblivion. Certo è che davvero è... È triste vedere poi la città imperiale tutta devastata così com'è e cose di questo genere. Però, insomma, era necessario. Rinizierò una partita per conto mio. No, non è vero, non lo farò mai. Ok, allora facciamo così. Adesso se non si è moltiplicata l'Ambrosia io mi arrabbierò molto. E dopo essermi arrabbiato molto interromperò il video
e andrò, aspetterò il resto del tempo senza di voi, perché so che vi annoiate, quindi facciamo così. Ok ragazzi, rieccoci tornati. Sono sceso di un piano per sbaglio e sono passati un bel po' di giorni, come vedete, dal 9 siamo arrivati al 24 del mese primo sere. E adesso dovrebbe comparire il cartellino, io spero che compaia. Nel frattempo vi dico che l'ambrosia non si è moltiplicata ma è sparita, e quindi la cassa è proprio buggata. A volte funziona comunque, io ve lo dico. Comunque noi dovremo poi andare a prendere la nostra roba nell'armeria nell'armeria imperiale, che è presso qui. Ora io spererei che adesso, siccome siamo il 24, sia già il 24, ci diano già la nostra roba. Non so se... Ok, ecco qui. È arrivato il cartellino. Ci voleva un pochino. E entriamo pure nell'armeria e vedrete l'armatura, che è l'ultimo premio del gioco, che è davvero bella. Eccola qui. Tutto ciò che potete prendere è tutto, in realtà ormai diventa tutto libero. D'altronde l'eroe di Kvatch può prendere davvero tutto, potreste saccheggiare e vendere. Comunque, ah, che belle cose. Ho ricevuto l'armatura. Tac. Quindi la missione è completata, suppongo. E va bene, mettiamoci questa armatura e insomma godiamocela. Tac, 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 tac. E cosa manca? Tutto, abbiamo tutto. Quindi ragazzi, questa, aiuto, come si esce? Questa è l'armatura. Come vedete è davvero spettacolare. Adesso aspettiamo magari, non so, diciamo quel tanto che ci permette di vederla di giorno. E voilà. Vediamo un po'. Fantastico. Certo che, cavolo, è davvero bella. Wow. Spettacolare. Quindi niente ragazzi, con l'episodio di oggi concludiamo ben 2 anni intensissimi di Oblivion. Spero davvero di essere riuscito a condividere in questo tempo, insieme al gameplay, anche le emozioni che nascono da questo gioco. Inoltre estendo un ultimo sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno supportato la serie, si sono fatti sentire con i commenti eccetera, dandomi un motivo in più per migliorare la qualità dei video, che obiettivamente dai primi episodi è migliorata moltissimo. Quindi grazie mille a tutti. E infine vi comunico ufficialmente che, come già ho accennato innumerevoli volte, intraprenderò una serie di Skyrim e parallelamente condurrò a questa una serie sui DLC sempre di Oblivion, quindi con lo stesso avatar. Faremo Shivering Island o Shivering Isles, tipo, e sapete che la mia pronuncia è sempre carente, e Night of the Nines eccetera. Quindi mi raccomando di non perdervi nessuno di questi contenuti se vi interessano, ma sono sicuro di poter contare su di voi. Alla prossima ragazzi, ciao!